Eccomi qua, buongiorno. Manca un quarto d'ora alle ore 12, il tempo di collegarsi, di creare le condizioni per collegarsi e facciamo questa diretta. Ma perché è molto importante, perché poi è bene chiarire, tanto buongiorno, diamo la possibilità agli amici di collegarsi perché diremo una cosa importantissima. Perché poi fanno tutti i professori, tutti i fricchettoni, gli intellettuali, nessuno ha parlato, adesso vi dirò. Nel frattempo vi dico che accanto a me non c'è nessuno, a un chilometro di distanza davanti e mi giro, a un chilometro dall'altra parte e mi giro, non c'è nessuno. Questa volta mancano anche le mucche, le vacche, le pecore, cani e gatti, sono solo. E solo, così per chi dice non ha la mascherina, facciamo questo lavoro, non riusciamo a esprimere il pensiero come dobbiamo esprimerlo. Vi dovete collegare perché è importante condividere quello che vi dico. Gli deve arrivare a Berlusconi questa volta, deve arrivare a Mister Silvio, deve arrivare a Tajani, deve arrivare ai vertici di Forza Italia, deve arrivare lì, perché l'avete usata questa regione come una colonia della criminalità organizzata, caro BB Berlusconi, ok? E anche caro Dell'Utri, voi che avete utilizzato questa terra come se fossimo degli schiavetti, gente insignificante, e arrivate e cosa fate? Anche perché probabilmente col caso Mediaset dei ponti e di quello che si racconta da parte di Giulio Tauro, probabilmente avevi già contatti o c'erano dei contatti. Cosa fa Dell'Utri? Lo dice in un'intercettazione. Il senatore Pittelli, l'avvocato Pittelli, ciao avvocato, buongiorno, so che mi segue. Ecco, Pittelli cosa dice nelle intercettazioni? Che quando è arrivato Dell'Utri in Calabria... mi prende a schiaffi. Cosa fa? Incontra non il vescovo, il cardinale, i professori, gli universitari, l'elite, parliamo degli intellettuali calabresi. No, va e incontra per avere la benedizione Giuseppe Piromalli, uno dei più potenti criminali, mafiosi, dranghetisti, come dice lui che li difende all'81, sia lui che Luigi Mancuso, va a togliere il cappello a Giuseppe Piromalli. Quindi, come nasce Forza Italia in Calabria? Con la benedizione di Giuseppe Piromalli. Nasce dall'andrangheta, nasce con la benedizione di Giuseppe Piromalli. Ma voglio dire, ma nessun deputato di Forza Italia ha smentito questa cosa? Nessuno dei consiglieri regionali? Nessuno dice niente? Nessun politico, destra, sinistra, 5 Stelle, manco i 5 Stelle hanno niente da dire su sta cosa? Nessuno dice niente? Cioè noi abbiamo un partito che si presenterà alle prossime regionali battezzato, cresimato con il benefit di Giuseppe di Don Peppino Piromalli. Cioè, questo da presa diretta dalla trasmissione, presa diretta dalle intercettazioni, da Rinascita Scott. Cioè, ma veramente, ma io una cosa del genere, io mi vergognerei da consigliere regionale di candidarmi con Forza Italia. Allora consiglio a tutti quelli che si devono candidare con Forza Italia di escludere, di cancellare questo partito dalla Calabria. Vergogna! Cioè non dite nulla! Il silenzio assoluto! Silenzio assoluto! Hanno detto una cosa gravissima! Dell'Utri fa nascere il partito Forza Italia in Calabria partendo da Giuseppe Piromalli! Quindi che cosa significa? Che chi in questo momento, chi ha governato, chi ha gestito, per carità si faranno tutte le distinzioni delle persone per bene che non c'entrano nulla, ma se un partito nasce con questa benedizione, con il benefit di Giuseppe Piromalli, io un qualche problema ce l'avrei, una preoccupazione ce l'avrei, io direi, se non smentite queste cose, Berlusconi, Tajani, chi è il... Mangialavori! Senatore Mangialavori, non dice nulla?
Non dice nulla lei? Lei non dice nulla, senatore, in merito a questa cosa, visto che è il coordinatore regionale? Chi si dovrebbe candidare con voi? Chi dovrebbe votare? Forse Italia sei stato benedetto e stato battezzato da Giuseppe Piromalli. Non dice niente lei? Mangia lavori dopo presa diretta? Non suona strano tutto questo? Questo silenzio? A voi i commenti. Condividiamo questo video. Cliccate e seguimi. Condividete il video. Fatelo diventare virale. Così arriva Berlusconi, no? Manco Mediaset ha detto nulla di presa diretta. Mediaset no. Non può dire. Ma che deve dire Mediaset? Tutte baggianate. Ancora dicono che, poverino, con tutti i tre gradi di giudizio, il senatore Pittelli viene santificato, santo benedetto da Catanzaro. Cioè Pittelli, santo Pittelli da Catanzaro. Con tutte le garanzie possibili e immaginabili. Auguri e buona fortuna a tutti!